Il test di oggi ti rivela se sei una persona dotata di una mente curiosa e quale tipo di personalità ti caratterizza. Non smettiamo mai di imparare dalla vita e allo stesso tempo non smettiamo mai di conoscere qualcosa in più su noi stessi. Anche se siamo convinti di sapere esattamente chi siamo, cosa vogliamo e come ottenerlo, spesso finiamo per renderci conto che in realtà siamo esseri in continua evoluzione e quindi abbiamo costantemente bisogno di rifocalizzarci su noi stessi. Foto che donna scopri grazie al test di oggi se possiedi una mente curiosa, se sei una persona che ha sempre voglia di scoprire cose nuove e se si interessa a tutto ciò che la circonda. Dimmi cosa vedi in questa immagine e scopri qual è la tua vera personalità. I nostri test nascono con l'obiettivo di intrattenerti eppure molto spesso si sono dimostrati essere molto validi per aiutarci a compiere un percorso in introspettivo volto a capire i nostri reali bisogni. Fare il test è davvero molto semplice, ti chiediamo di osservare qualche secondo questa immagine e di dire cosa hai visto prima. La tua risposta rivela chi sei. Foto che donna soluzione del test. Se hai visto il volto di una donna, se hai visto il volto della donna, significa che sei una persona molto estroversa, socievole e non sei affatto una persona timida. Tendenzialmente il tuo animo è sempre positivo ed ottimista, guardi al futuro con speranza. Sei una persona molto resiliente e questa qualità è molto apprezzata dagli altri di te. Sei indubbiamente una persona creativa e curiosa. Se hai visto prima il volto di un uomo, se hai visto il volto di un uomo che suona il sassofono, significa che sei una persona che in questo momento della sua vita ha un obiettivo molto importante, ovvero quello di trovare un partner. Sei in una fase di romanticismo esasperata, desideri tanto ritrovare l'amore. Questo sentimento per te conta tantissimo e rappresenta l'essenza della vita. All'amore tu dai una grandissima importanza e dopo qualche delusione ora ti senti pronto a metterti in discussione e a darti nuove opportunità. In questo caso è l'amore che ti anima, non la curiosità.